Negli anni 60 la gamma della 911 si allargò con motori più potenti da 160 cavalli e con nuove versioni. In quel periodo le Porsche conquistarono numerose vittorie nelle corse, anche con piloti privati. Da allora fino ai nostri giorni la casa tedesca ha ottenuto oltre 23.000 successi in tutte le categorie dell'automobilismo. Il modello 911 ebbe anno dopo anno continue evoluzioni, con l'aggiunta anche di nuove versioni come la targa, una cabriolet con tettuccio rigido asportabile con ampio roll bar di protezione. Il nome fu preso dalla targa Florio, gara vinta più volte dalla Porsche, con le sue vetture da competizione, tra cui la 904 GTS. Mentre la casa di Zuffenhausen continuava a mietere successi commerciali con modelli evoluzione del primo 911, sulle piste di tutto il mondo si affermarono, nelle gare di durata auto come la Carrera 6, la 907, la 910, la 908 e la 917. Nel 1970 la Porsche si aggiudicò la 24 ore di Le Mans. Fu la prima delle 16 vittorie ottenute dalla casa tedesca nella prestigiosa e massacrante maratona francese. La Porsche si presentò sul mercato nel 1973 con la 911 Carrera RS, con un 6 cilindri da 2700 cm3 di cilindrata da 210 cavalli. È caratterizzata dallo spoiler posteriore definito a coda d'anatra. Di questa RS, prevista per l'omologazione sportiva in 500 esemplari, ne furono realizzate 1500. Iniezione elettronica e freni a disco autoventilanti erano ormai di serie sulla 911, tutte mosse dal motore 2007. A completare la gamma, nel 1974 arrivò anche la 911 Turbo con un motore 3 litri da 260 cavalli. La Porsche utilizzò così il turbocompressore già impiegato nelle auto da corsa.